finanziati 465 progetti per circa 2.150.607 euro per diverse aree di intervento, arte, attività e beni culturali per 978.578 euro, sviluppo locale per 293.227, ricerca scientifica e tecnologica 82.200, volontariato, filantropia e beneficenza 324.469, crescita e formazione giovanile 427.133. Il bilancio del 2017 della Fondazione Carispac, che ha fatto registrare l'aumento delle erogazioni e l'incremento del patrimonio. Il presidente Marco Fanfani. È stato un anno non semplice, pur tuttavia molto positivo. Non semplice perché abbiamo vissuto la crisi profondissima del sistema del credito e delle banche. Noi però siamo riusciti, attraverso un'oculata gestione fatta grazie anche al nostro advisor, a portare a casa un rendimento del 3,5% e quindi circa 5 milioni di euro di rendimenti, e quindi abbiamo incrementato il nostro patrimonio che registra negli ultimi anni un incremento dell'11,5% pari a 13 milioni, cioè 146 milioni di euro. Tanti gli interventi finanziati, tra i più significativi. Scrittori al centro ha visto una partecipazione molto interessata, e anche questo nuovo rientro in centro storico col Palazzetto dei Nobili. L'intervento che abbiamo fatto sulla sanità con il trombo chirurgico credo che sia stato un passo avanti molto importante. Ad Avezzano certamente il Festival di Alba Fuce, a Sulmona sia la giostra cavalleresca che il bimillenario Viviano, che ha visto anche la presenza del presidente Mattarella. Il 2017 ha rappresentato anche i primi 25 anni di attività dell'istituzione, che da 6 anni si avvale inoltre della società di scopo, la Fondacque SRL, presieduta da Mimmo Taglieri. È un altro strumento che si aggiunge alla fondazione, perché essendo uno strumento profit può fare delle cose che la fondazione naturalmente non fa direttamente, ma fa attraverso la società di scopo.